Allora, day 1B di questo Main Event EPT, Michael Uguccioli, il nostro ospite, poiché sei in pausa, visto che hai giocato ieri un day 1A, insomma, abbastanza eccitante, no? Abbastanza frizzante. Raccontaci un po', mentre io muovo questa qui. Proseguo anch'io nel giocare. Vai, vai. Sortiamo. È stata un'esperienza particolare. Solitamente questi eventi qua trovo sempre un field abbastanza occasionale, diciamo. Stavolta invece è stato un field estremamente duro, probabilmente metà dei giocatori al tavolo stavano giocando il 50.000 il giorno precedente. Diciamo, ero io l'occasionale di turno in questo caso qua. Come ti sei adattato? Cioè, la prima domanda che viene in mente. Allora, innanzitutto è stato molto stimolante. Alcune volte perdo un po' la concentrazione, perdo un po' il focus. In questo caso qua mi sentivo molto stimolato da vedere cosa succedeva e capire e cercare di migliorare, insomma. Quindi è stata un'esperienza molto molto interessante. Ho dato il massimo, è uscita la vera competizione che c'è in me, diciamo, quindi sono molto soddisfatto. Beh, hai chiuso intorno alle 80.000 chips, no? 80. Alla fine sì, ho chiuso 86.000. E il tavolo è rimasto sempre lo stesso? Alla fine mi hanno cambiato e quindi finalmente ho detto un po' di tranquillità, un po' di serenità, sempre questi 3-bet, 4-bet, lì. Ok, un po' più di calma. Io intanto fianchetto l'alfiere, giusto, certo. Per... Una domandina però te la dovrei fare anche su un torneo online che di recente sei riuscito a portarti a casa. Il Sunday Million è il sogno di tutti i giocatori italiani. Com'è andato? Quanto è stata lunga? Perché mi pare che sia finita intorno alle 8 di mattina, no? È finita alle 8:30. È stata un'esperienza veramente incredibile. Guardandomi anche il replay del tavolo finale ho visto di aver preso le scelte giuste. Quindi soddisfatto del lavoro, dello studio, del percorso. Arrivi finalmente a prendere concreto finalmente una cosa per cui hai lavorato per tanto tempo, insomma. Mi hai parlato del coronamento un po' dello studio, no? Dell'impegno, della passione. Sì. Da quanti anni, insomma, giochi e da quanti magari hai capito che potevi, insomma, fare il level up? Un po' l'input iniziale di cosa vuol dire essere professionista, studio, gioco, eccetera, è stato dato inizialmente quando ho conosciuto Gianluca a Bologna, che lui ai tempi viveva a Bologna. E niente, da lì ho visto un po' un'idea diversa di cosa vuol dire essere un professionista. Mi ricordo ancora che stavo giocando a cash game al suo tavolo, vedeva che io giocavo contro di lui e lui mi diceva: ma che stai facendo? Non hai capito allora il bene e il gioco, insomma. E un giorno mi ha invitato un po' a casa sua e da lì, diciamo, ho capito un po' cosa vuol dire essere professionista, l'impegno, il gioco, lo studio, essere preparati, eccetera. Quindi diciamo che è un po' partito da lì. Allora, direi in bocca al lupo per il day 2 di domani. Speriamo, adesso vediamo qui chi riesce a spuntarla e insomma poi speriamo magari che tu possa trovare un tavolo non così duro come quello di ieri. Speriamo, dai, che almeno arrivo a prendere. Va bene, GL. Grazie. GL.